Diventare miliardari è una sfida ardua che mette in gioco le abilità di leadership, abilità cognitive e abilità strategiche. Negli ultimi anni però, grazie all'impressionante sviluppo di internet e del commercio online, i miliardari si stanno moltiplicando a vista d'occhio. Se nel 2017 c'erano 2043 miliardari nel mondo, oggi la lista ne conta ben più di 2800. Tuttavia, così come ne entrano di nuovi nella lista, così ne escono molti altri che perdono quasi tutto il loro patrimonio. Una volta era l'uomo più ricco in Irlanda e il 12° più ricco del Regno Unito. Il signor Keane è quello che possiamo definire un self-made man, che ha iniziato a fare affari vendendo ghiaia estratta dalla fattoria di famiglia. Considerato il simbolo della prosperità irlandese, l'uomo da 4.7 miliardi di euro e una società con 5.500 dipendenti ha dichiarato volontariamente bancarotta, dopo aver perso tutto in una rischiosa azione finanziaria. Con grande tristezza e rammarico, ha dichiarato di aver effettuato lo sbaglio più grande della sua vita. Non si tratta però solo di una rovina economica. È rimasto praticamente al verde, non ha più entrate e ora il suo patrimonio personale ammonta a poco meno di 55.000 euro. Il plurimiliardario Alan Stanford, proprietario di una collezione di jet, navi e di una squadra di cricket, fino a qualche tempo fa era considerato tra i più ricchi uomini d'affari americani. Ma nel 2011, dopo che le autorità scoprirono che era capo di una truffa da 17 miliardi di dollari, Alan è stato condannato a 150 anni di prigione. L'uomo aveva strutturato uno schema Ponzi, dove attirava in pratica investitori con la promessa di rendimenti molto alti, rendimenti che venivano all'inizio effettivamente pagati attraverso i versamenti di altri clienti. Purtroppo per gli incauti investitori, che hanno affidato i propri risparmi a personaggi di questo calibro, i soldi persi non sono stati mai più restituiti. Era l'uomo più ricco del Brasile, voleva diventare la persona più ricca del pianeta e aveva tutte le carte in regola. Ma il destino di Eike Batista ha scritto un copione diverso. Il miliardario ha perso il 99% di tutto il suo patrimonio, ovvero 33 miliardi per essere precisi. L'imprenditore ha costruito un impero attorno ai minerali, con l'energia elettrica, con la logistica e col settore alberghiero. Era all'apice della sua carriera e il mondo sembrava galleggiare nelle sue mani. Ma in un anno la fortuna di Batista è passata da 34 miliardi ad appena 200 milioni. Il tutto dovuto ad uno stop dell'economia brasiliana, che ha subito una delle recessioni più forti degli ultimi tempi. Azionisti e investitori hanno quindi iniziato ad innervosirsi e ritirare i propri capitali dalla società del paperone brasiliano, lasciando quindi Batista in fondo al baratro. È conosciuto per essere stato l'imprenditore birraio e dirigente sportivo più ricco dell'Islanda. Costruì la sua fortuna non solo con la birra, ma anche con le fortunate azioni di Landsbanki. Condannato a 12 mesi di carcere nel 1991 per truffa, si trasferì in Russia e fondò la Bravo Brewery. Tornato in Islanda, divenne presidente e direttore della seconda più grande banca del paese. Nel 2008 Forbes aveva calcolato che la sua fortuna ammontava a 1,1 miliardi, ma in seguito alla crisi finanziaria islandese del 2008, la Landsbanki è stata nazionalizzata. Nel 2009 l'uomo si è ritrovato con un debito di 759 milioni di euro. Nonostante l'impressionante perdita finanziaria, il figlio rimane tuttora un miliardario.